Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il 15 luglio, oggi stasera è il 15 luglio. Sono qui in un'area di sosta, ci parcheggiano sulle macchine che hai camper. Comunque a Camaiore in via Badia numero 13, dove c'è il carico e lo scarico gratuito per i camper, sia per chi ha il cesto nautico che e per chi come me ha la cassetta Tedford, che c'è anche lo scarico per le cassette, e il ricarico acqua gratuito. Ora non si vede un corno perché la fontanina è lì sulla sinistra, è tutta buia. Però sera. Mi devo cercare dell'acqua. Aspetto o Eh deve... no, guardi, gliela stacco un attimino. Oh, va bene. Allora, quello lì è lo scarico per chi ha il cesso nautico, e dall'altra parte c'è lo scarico per le assette. Aspetta un attimo, stoppo perché c'è lei che deve riempire l'acqua. E ora do una mano alla signora, lascia da riempire delle stagne d'acqua, sicché ho staccato un attimo, io l'assistola dal camper e fuori riempire la signora un attimo. E nulla. Allora, dicevo, questo qui è lo scarico sia per l'acqua che per il cesso nautico. Mentre dall'altra parte, perché ora non si vede, comunque quando va via lo illumino, c'è anche lo scarico per la cassetta Tedford. Maledette cassette si rompono sempre. Allora, la signora ha riempito le taniche, che mi avrebbe piacere se gli staccavo un attimo l'acqua dal camper per riempire le due stagne che ho fatto vedere in video. E ora stacco un attimo i corni, perché se no parlo io ma cantano loro, quindi gli è un po' un mischione, quindi è meglio se le stacco. E comunque questo video non è tanto, sì, oddio, già che ci sono, è anche per il punto di carico scarico dei camper qui a Camaiore in via Badia 13, ripeto. Più che altro è per ringraziare il mio amico Angelo della Logograph di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, che mi ha realizzato degli altri adesivi del canale con la foto del mezzo attuale dell'Enag. E ne ho fatti fare un po' di più, ne ho fatti fare una cinquantina. Perché i vecchi adesivi che avevo sempre del mio canale, c'era la foto del muso dell'Aika, proprio del profilo del muso dell'Aika, davanti alla spiaggia col tramonto sullo sfondo, e non era male come foto. Solo che avendo cambiato mezzo, non vedo perché debba tenere ancora gli adesivi dell'Aika. Sì, c'è sempre la scritta del canale, però c'è il Leica in foto, mezzo da dimenticare, almeno per la mia esperienza. Quindi gli ho fatti fare sempre, vabbè, col nome del canale è chiaro, è ovvio, sempre bene o male sulla spiaggia, l'ho fatto più o meno nello stesso punto, nella stessa zona, però chiaramente col muso dell'Elnag. E ora le mostro subito un attimo. Eccoli qua. Ora l'ho buttata alla ioboia a questa maniera, no? Però gli adesivi, eccoli qua. Sempre sulla spiaggia, col tramonto, l'ho fatto un po' di profilo, vabbè. Follow me on YouTube, e poi sotto, vabbè, il nome del canale. E poi questa foto, diciamo, l'ho fatta praticamente. Sì, la foto l'ho fatta io, poi anche queste rettangolini neri tipo stile pellicola, questi l'ho fatti io, li ho modificata, poi li ho girata su WhatsApp e ho detto: guarda, fammeli 50 a questa maniera, e me l'ha fatti molto velocemente, 1 euro l'uno, 50 euro, ma ha preso neanche nulla per quello, cioè sono parecchi, non è che sono 50, 1 euro l'uno, 50 euro. Quindi un grazie particolare, ripeto, ad Angelo, titolare della Logograph a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. Ora non mi ricordo l'indirizzo, comunque chi interessa fare degli adesivi e magari è della zona Pistoia-Prato, non sa dove andare, va da Angelo, semmai qualcuno gli può dire: guardate, conosco quello che c'ha il canale YouTube e fa l'adesivi da voi. Semmai tratta anche un po' meglio, a parte i prezzi là, molto ragionevoli rispetto ad altre ditte che fanno gli adesivi. Bene o male, lui fa adesivi, fa magliette, fa un po' di tutto. Comunque i prezzi erano molto più bassi di altre ditte, ripeto, che fanno adesivi personali o per pubblicità varie. E
E niente, e ora poi quando ora vuoi ripartire ne attacco uno anche qua e dove c'è lo scarico della cassetta, perché un altro l'ho già appiccicato sulla boiler ad un mio amico che c'ha una fiestina grigia e aveva il vecchio adesivo del canale col muso dell'Aika, gliel'ho strappato dalla boiler e lì ci ho appiccicato immediatamente ieri l'altro uno di questi nuovi bellini. Comunque, qua è un posto, bene o male, è davanti al cimitero qui a Camaiore, però bene o male ci parcheggiano sia macchine che camper. Tanto per tornare al discorso di questo punto gratuito, magari è un po' distante dal mare, può per dire dalla Torre del Lago sono 20 km andare e 20 a tornare, però è un punto gratuito, è l'unico gratuito che conosco in zona. Ce n'è un altro a Viareggio, però tu devi pagare 10 euro, alla più volentieri, e tanto pagare per pagare. Cioè, da Torre del Lago a qua, fo per dire se fosse a Torre del Lago a venire qua, non è che mi ci vuole 10 euro di gasolio, quindi tanto vale venga qua. Allora, serbatoio dell'acqua riempito, ora retromarcia, illumino il coso, lo scarico, insomma, il contenitore, diciamo così, dello scarico delle cassette, che è quello lì a sinistra, magari aspetta, lo illumino un po' meglio. Così si vedrebbe meglio, c'è sulla barra, tanto c'è la siepe davanti, non torno mai a nessuno. E quello è il coso del, insomma, lo scarico delle cassette Tedford. E applichiamo l'adesivo su questa cosa, insomma, sullo scarico delle cassette. Ora sto facendo un po' di luce in più perché perlomeno ci vedo meglio. Allora, un po' pulito, vabbè, come viene bene, se non viene pari pace. Ah, bellino appiccicato, almeno si vede bene, tanto lo scarico egli è qui, lo ci infila la cassetta, scarica auto la H e questo è l'adesivo attaccato nuovo nuovo. Ah, bellino. E per ora è tutto, se vi sono piaciuti i miei video, questo e i precedenti, quello che farò in futuro, se vi piaceranno mettete un like, iscrivetevi al mio canale, qualsiasi nuova iscrizione è ben accetta, domande o consigli, ripeto, scrivetele nei commenti, prese di culo scrivetele nei commenti e per ora è tutto, vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti, anche dal bradipo impiccato, che mi dà le spalle.